sono una quarantina e più anni che lavoro, diciamo, nell'ambito del, come dire, dicono del recupero, io dico no, nell'ambito, diciamo, di un'infanzia che con cui si può avere a che fare se uno non ha, come dire, l'idea di voler cambiare le cose per forza. Un'esperienza che ha fatto sì, diciamo, che nel tempo, attraverso questo lavoro con ragazzi essenzialmente, diciamo, a rischio, come si dice, a rischio poi non so di cosa, però lo diciamo per intenderci, ragazzi reclusi, tossicodipendenti, vabbè, tante storie, però la cosa che mi ha sempre, come dire, stimolato è la follia, quello che, come dice mia moglie santa, io sono autistico per lei, perché il mondo inizia e finisce da me, e in certi momenti ha pure ragione, perché sul discorso della libertà bellissimo che faceva Giuseppe stamattina mi ci ritrovo tantissimo, che penso che la libertà non, come dire, è dare possibilità di realizzare cose che è difficile da realizzare. Questo per me con i bambini è spettacolare, nel senso, io mi pongo rispetto a loro come l'organizzatore dei loro progetti, quindi insieme loro decidono e io mi prendo la paternità di andare a costruire quello che è loro. E vi assicuro, certe volte sono cose dove la follia è presente dall'inizio alla fine, perché è inaudito quello che loro ti pongono quando capiscono che c'è la possibilità di poterlo realizzare. In questo percorso la cosa della follia mi è sempre, mi piace come rapporto, perché con loro io sto bene e insieme ho realizzato parecchie esperienze e portavo proprio queste esperienze che ho fatto 6-7 anni fa al Centro Salute Mentale di Scampia, perché all'interno di un progetto più ampio di coinvolgimento, all'inizio, oggi Scampia è diventato quasi il quartiere più sano della città, ci sono un sacco di attività, un sacco di iniziative, la droga non si vende più a Scampia ma si vende a Melito, quindi nel senso finalmente sta diventando quasi un quartiere che io ritengo un quartiere bellissimo, con un'area e una luce che non c'è in un altro quartiere di Napoli, con uno spazio infinito e con delle strutture che tutti denigrano, le vele, che io dico è uno spettacolo di architettura contemporanea. Quindi a me piace Scampia, non ci vivrei, ma mi piace. E a Scampia c'era questo progetto di investire, diciamo, di lavorare in vari ambiti, e fra questi mi sembrava sano e giusto coinvolgere questo gruppo che lavora che lì al centro e inserire in un progetto più ampio. Allora gli abbiamo affidato un percorso all'interno di questo percorso più generale sul fuoco, perché era interessante che, come Dario ha fatto riferimento a Marco, qui abbiamo un drago e il drago è anche, mi diceva Fofò, un simbolo di un altro luogo di follia, e quindi questa cosa del drago mi interessava farla con loro nel loro centro per poi partecipare dopo fuori con gli altri gruppi del quartiere sulle altre costruzioni. Come vedete, tutta la prima parte, nel senso, perché era importante che loro capissero insieme a me che bisognava costruire un qualcosa. Ho preferito farlo con loro inizialmente proprio per evitare, diciamo, fraintendimenti, perché nella fase successiva ho incominciato parlando anche con il gruppo di lavoro, ho detto bene, perché non li mettiamo insieme
un gruppo di ragazzi delle scuole, li facciamo venire qua, quindi immaginate che operazione semplice ma complicatissima, una quinta elementare che esce da una scuola e va in un centro di salute mentale, convince dei genitori che non erano pazzi, che chissà che succedeva, erano semplicemente delle persone che stavano là per curarsi. E abbiamo incominciato. C'era bisogno di un aiuto sostanzioso, nel senso che andava a ricoprire tutta questa struttura con carta e colla. E glielo dissi, allora, soldato, per fare questo ci vuole un sacco di tempo. Perché non ci facciamo dare una mano dai ragazzi, che sono più veloci di noi? E fu ben accettato. E incominciò questo percorso d'insieme fra questo gruppo del centro, all'interno del centro, e i ragazzi e le scuole. E qui incominciò, diciamo, il lavoro. Non contento, c'era un gruppo con cui già avevamo un lavoro avviato del campo Rom. Dissi, mamma sì, tanto ormai ci troviamo. E feci venire un gruppo di Rom all'interno di questa situazione. E il motto del lavoro diventò pazze creature, dirgli aiuto. E io stavo tranquillo, perché tanto ci avevamo chi li aiutava, e andammo avanti. Questa è bellissima, perché potrebbe essere una di quelle foto da storicizzare. Loro fuori che incartavano, i ragazzi del centro, i ragazzi dentro che incollavano, che mettevano la carta, e ovviamente i loro tempi sono diversi, con molta calma, la colla doveva essere messa dappertutto, non è che puoi lasciare un angolo, no? E i ragazzi dentro che fremevano perché volevano questa carta da attaccare. E questa cosa è stata bellissima, perché abbiamo fatto una lunga discussione, chi è che stava dentro e chi stava fuori, chi erano i prigionieri di quel gioco, i ragazzi del drago o loro fuori dal drago. Perché questo? Perché credo che l'argomento creatività, arte, la normalità, io credo che fare queste cose, se può diventare la normalità, si fanno, lo sappiamo, si fanno, non è una novità, però come dire, non si è mai parlato d'arte. Io non mi ritengo un artista, non lo sono mai stato, sono uno che tratta i materiali come si devono usare, sia con i bambini, con tutti, nel senso, il materiale ci serve per comunicare, e il prodotto non è altro che un percorso costruito insieme che si rappresenta. Quindi chi vuole può, la discussione la possiamo fare sul come, perché, piace o non piace, ma non diamo mai un valore né un giudizio di valore a quello che è. Perché quello che non si riesce, come dire, a comunicare è il rapporto in tutto il percorso che sta fra le persone, fra chi ha gli strumenti e chi non ce li ha, chi prende e chi dà. È un dare e avere complessissimo, che rimane un'esperienza squisitamente personale. Tutti ogni tanto, ma perché non le storie, perché non le scrivi? Che comunico? Comunico un mio pensiero, ma lo stato della, diciamo, la qualità del lavoro e del rapporto è nel momento, che nessuno potrà mai, come dire, lo puoi comunicare, ma tutta la valenza della relazione, del rapporto, non è difficile da mettere in gioco come condizione. Non contento di questo, chiamo Biasucci e gli dico, il fotografo Antonio, dopo questa esperienza mi sembrava giusto che questo rapporto non finisse con quell'esperienza ludica. Ok. No, non c'è altro. Essendo una fotografia, non è il film, non c'è bisogno, cioè solamente se è l'immagine che conta di per sé. Quindi con Antonio, disse Antonio, ti va di dare una mano, vogliamo fare un lavoro con un gruppo di persone con cui già abbiamo lavorato, abbiamo dei risultati, è stata veramente una bella esperienza. E senza dirmi che era emergenza salute mentale, dissi no, è un bel gruppo di lavoro. E disse, ah, facciamo così, domani andiamo al centro dove loro lavorano, così li conosci. Ecco. Infatti la mattina dopo incontravo Giovanni e il gruppo, io andavo in Antonio, quando arrivavamo lì a Scampia, che è di fronte alla metropolitana, al centro,
Lui mi guardò e fa: Peppe, questa è un'evidenza rudimentale. Cioè, sì, andò guardando un ragazzo che mi lavora, ma io non so se ve la sento, perché è la prima volta, non so se. Ma che disse, ma tante, che capiamo. E questa è stata, quindi si è appassionata veramente in un modo incredibile, ha lavorato 3 mesi con questi ragazzi, fra il centro, il suo studio e il museo. In quel periodo mi occupavo, facevo questo percorso di una politica dell'arte per i giovani, quindi un recupero dei ragazzi del quartiere a farli entrare nel museo, e ha funzionato. E quindi approfittai e feci anche una serie di esperienze con artisti per farli lavorare con i ragazzi, e uno di questi fu proprio il percorso di Antonio. E Antonio veramente è rimasto affascinato dalla profondità sia delle immagini ma poi del pensiero, e ognuno di loro ha scelto, come vedete, ha scelto un argomento, e veramente non c'è stata ma nessuna, come dire, intromissione, c'è stato semplicemente un rapporto, la consapevolezza, la macchina, imparare a usare la macchina, una reflex, una macchinetta semplice, questa qua digitale, e loro ognuno il percorso, mettendo insieme le esperienze. Anche qui lo stesso, Antonio mi faceva presente che non ha avuto problemi sul prodotto, ma la cosa che lui ha perso un sacco di tempo a capire le dinamiche di queste persone, del perché ritenute tali, perché ritenute, diciamo, che avete con problemi e difficoltà, e ha fatto questo lavoro finale. Poi l'abbiamo presentato al Madre, a Polema, questa associazione che si occupa dei giovani dell'arte, che si occupa di arte contemporanea, tutto l'ha messo in un progetto più ampio, e quindi l'abbiamo portato in giro. Ma la cosa interessante è che erano, a me fa impazzire l'argomento, sai, le cose più incredibili, la finestra, la macchina, potevano fare cose senza il paesaggio oppure il quartiere, no, proprio cose precise, che credo sia una bella poetica.